Segreti di famiglia torna finalmente nei nostri schermi. Lunedì 11 novembre, infatti, dalle 14:10 in poi, su Canale 5, riprenderà la messa in onda di questa meravigliosa serie televisiva. Prima di iniziare con le anticipazioni, è bene ricordare che domenica sera, 10 novembre, subito dopo La Rosa della Vendetta, andrà in onda un piccolo appuntamento con Segreti di Famiglia che riassumerà un po' tutte le puntate che sono andate in onda prima dello stop. Inoltre, anche la puntata che vedremo l'11 di novembre sarà riassuntiva. Le puntate nuove della serie inizieranno ufficialmente martedì 12. E scopriamo insieme cosa succederà. Eren ha avuto i risultati dell'esame del DNA ed ha scoperto di essere il vero padre della giovane Tugge. L'uomo vive momenti concitati, poiché non solo è sconvolto per la scoperta fatta, ma perché ha ricevuto minacce da Engin, che gli ha promesso che farà fare alla figlia una bruttissima fine. Eren deve confessare alla ragazzina la verità, ma non sa come farlo, e per questo si sfoga con il Gas, il quale prova ad aiutarlo con qualche consiglio. Il Gas però, sapendo delle minacce di Engin, fa chiudere il giovane in una cella di isolamento, dove non potrà avere contatti con nessuno. In questo modo, Tugge sarà al sicuro. Jaylin cerca suo padre. Zafferri infatti è scomparso e di lui non vi sono tracce. A dare manforte alla ragazza ci pensa Metin, che prova a darle il suo sostegno in questo momento così complicato. Si sa però che l'uomo nutre grossi sensi di colpa. Jaylin vuole trovare suo padre a tutti i costi, così stampa dei volantini e fa girare la sua foto e la notizia della sua scomparsa, e chiede anche alla sua famiglia di aiutarla. Jinar è nei guai, anche lui è sotto minaccia di Engin e per questo ha preso una decisione. Il giovane si fa aiutare da un suo amico, il quale lo conduce in un locale dove dovrebbe incontrare una persona che può aiutarlo nel suo viaggio. Una volta lì però Jinar si ritrova faccia a faccia con suo nonno Mert. E per lui questa è veramente una sorpresa pesantissima. Nella famiglia di Jaylin aleggia un altro problema. La nipote Parla fa uso di doping per poter eccellere nelle sue gare sportive. Engin lo sa bene e parlando con Seda dice che presto potrà far uscire tutto fuori e mettere la ragazzina e la sua famiglia nei guai. Jaylin è stufa di ciò che sta vivendo, è disperata anche perché non sa che fine abbia fatto suo padre e la sua ricerca è estenuante. Così va da Il Gas e si sfoga con lui nel cortile della sua casa. Tra le cose, la ragazza gli dice di sentirsi in colpa per tutto quello che gli ha fatto passare. Jaylin si avvicina pericolosamente ad Il Gas, lo stringe a sé più volte e quasi lo bacia, ma lui si trattiene. L'avvocatessa resta un po' di sasso davanti a questo comportamento. Il Gas le spiega che lui in realtà non vorrebbe fare altro che baciarla e stringerla a sé, ma non può, perché c'è qualcosa che lei deve sapere. Qualcosa che la segnerà e che probabilmente li separerà per sempre. Jaylin teme che Il Gas sia tornato con Neva, lui le risponde di no e le rivela quello che è il significato delle sue parole da poco pronunciate. Il Gas prende coraggio e le parla di suo padre, di Metin che fece incarcerare Zaffer ingiustamente e per volere altrui. Lo fece perché si era indebitato per pagare le cure per il cancro di sua madre e grazie a questo ricevette i soldi di cui necessitava. Zaffer era quindi innocente. Davanti a questa confessione, Jaylin ne esce a dir poco scioccata. Suo padre ha subito infatti una terribile ingiustizia. La ragazza non si ferma ad Il Gas, ma entra nella casa dell'uomo per incontrare Metin, il quale, trovandosela davanti agli occhi, immagina già quello che è successo, visto che poco prima ne aveva parlato con suo figlio. Jaylin vomita addosso all'uomo tutto il dolore e la delusione per quanto scoperto. Gli chiede come abbia potuto fare a suo padre Zaffer, ad una persona innocente, una cosa del genere. Come ha potuto privare ad una famiglia il proprio padre per ben 5 anni.
Nella disperazione, la ragazza dice che l'incarcerazione di suo padre ha portato la sua famiglia alla distruzione, anche perché sia lei e sia le sue sorelle si sono trovate senza un punto di riferimento. Petin ascolta in silenzio e quando prende la parola non cerca di controribattere, ma risponde a Jaylin che ha ragione, che lui ha commesso un errore gravissimo e che se potesse tornerebbe indietro subito, ma non si può fare. Ha vissuto tutti questi anni nei sensi di colpa. Jaylin però ha deciso, gliela pagherà cara. Dovrà confessare tutto alla polizia, oppure sarà lei a farlo finire in carcere, dove resterà per il resto dei suoi giorni. La giovane si sente altamente tradita perché di Mi-Tin si fidava. Infatti si stava facendo aiutare da lui pure per cercare il padre. Una volta uscita di casa, Jaylin incontra la figlia minore di Mi-Tin, che le chiede in lacrime di non fare incarcerare suo padre. Nelle lacrime della bambina, la ragazza rivede se stessa il giorno in cui Zafer venne portato via dalla polizia e le chiese di prendersi cura di sua madre e delle sue sorelle. Poi Jaylin si ritrova faccia a faccia di nuovo con il gas, che ovviamente ha assistito a tutto, ma si dice delusa anche da lui, che sapeva e non le ha detto nulla. I due si separano nuovamente e il gas, più tardi, cerca di velocizzare le ricerche di Zafer con la speranza che venga ritrovato presto.